Chi è favorevole? Chi è contrario? Nell'ultimo Consiglio Comunale a Fornovo, in occasione dell'approvazione del bilancio, oltre agli interventi di Teresa Gardelli e Paolo Valenti della minoranza, Alice Venturini, ex assessore nella precedente amministrazione, è intervenuta con osservazioni al DUP, il Piano Unico Programmatico, presentato dalla Giunta del Sindaco Zanetti, in particolare per quanto riguarda urbanistica e lavori pubblici, e di apprezzamento per la condivisione della positiva azione di riduzione dei mutui fatta negli ultimi 10 anni. Intanto devo dire che sono contenta finalmente di aver sentito un commento positivo dal sindaco prima, perché sono circa 9 mesi che sentiamo dire in paese da più parti che abbiamo lasciato un comune fortemente indebitato, mentre invece prima in chiusura il sindaco dice che l'ente negli ultimi 10 anni con grande sforzo è riuscito ad abbassare l'indebitamento. Questo mi fa piacere perché quantomeno è stato riconosciuto uno sforzo che è andato ad abbassare un indebitamento fatto negli anni precedenti da Giunta Grenti. Quindi finalmente abbiamo sentito questa frase. Dopodiché, come diceva la Teresa, come ha detto anche Paolo, parliamo di un loop che riporta cose che hanno già avuto un loro percorso, hanno già avuto una serie di situazioni, incontri, e per quanto mi riguarda, mi riferisco in particolare alla parte che riguarda l'urbanistica e i lavori pubblici. Leggo a un certo punto che la visione del Fornovo del futuro non può prescindere dall'annoso nodo dell'area Eni che intendiamo restituire all'uso totalmente industriale e produttivo. Qui mi sorge spontanea una domanda. Innanzitutto non credo che l'area negli ultimi anni sia stata classificata diversamente, fosse in grado di ospitare altre attività. In secondo luogo ricordo che il PSC prevedeva una cessione a favore del comune di 44.000 metri quadrati per attrezzature e spazi collettivi, quindi restituire totalmente l'uso industriale e produttivo. Mi chiedo se il comune è disposto a rinunciare a questi 44.000 metri quadrati previsti in un PSC. Detto questo, prosegue dicendo: questo recupero, la soluzione del problema idraulico e lo studio di una viabilità coerente. Soluzione del problema idraulico, mi pare che l'ingegner Telò, al quale noi avevamo conferito un incarico, abbia consegnato il suo studio a dicembre del 2019, e per quanto riguarda lo studio di una viabilità coerente per quest'area, 2 cose. Innanzitutto penso che l'insediamento nuovo che si sta realizzando di fronte al Foro Boario doveva prevedere già al tempo del rilascio della concessione una viabilità che fosse coerente con l'insediamento che fra qualche mese vedremo nuovo. E invece per quanto riguarda lo snodo per accedere all'area artigianale, se non ricordo male, ci sono già state 3 progettazioni, una nel 2013 sviluppata dalla provincia, una successiva sviluppata da uno studio, lo studio Policreo SRL di Parma, e un'altra sviluppata da Eni. Quindi credo che il problema fosse assolutamente un problema molto sentito, non solamente a livello comunale ma anche a livello provinciale, tant'è che, appunto, ripeto, la provincia per prima si era interessata per sviluppare qualche cosa che, appunto, andasse incontro a quello che oggi voi scrivete come assoluta novità. Un'altra cosa che non mi è chiara, dice: verrà realizzata una progettazione che permetta di mettere in sicurezza l'area adiacente al GATT, andando a razionalizzare gli spazi di vita e parcheggio e la messa in sicurezza delle fermate e degli autobus. Ora, se quest'area è quella, diciamo, alla fine del cantiere cosiddetto di Carona, io ho portato l'agenda del 2019, dove ricordo innumerevoli incontri con il geometra Sarzi che presentava una progettazione che ho qua, esattamente, dove si sviluppava proprio il tema di una ridistribuzione dei parcheggi e una ridistribuzione per la messa in sicurezza delle fermate dei bus. Qui ho i progetti e qui ho gli appuntamenti del geometra Sarzi, che era il geometra incaricato dell'impresa CSM che si occupava dei lavori, quindi non credo che anche qui sia portato un elemento nuovo. L'ultima cosa che mi fa sempre sorridere e che vedo che leggo nuovamente nel DUP è quel famoso corridoio verde tra via Partigiani e Carona, che, come ho già ripetuto in diversi consigli comunali, è già esistente perché trattasi dello stradello che è stato realizzato, lo stradello di monte che collega via Partigiani a Carona. Quindi
lo abbiamo realizzato un paio di anni fa, sarebbe sufficiente dar corso a quella delibera di giunta dove si diceva che una volta che l'impresa CSM avesse risistemato tutte le aree verdi, il comune si sarebbe quantomeno preso in carico questi stradelli, rendendo così possibile questo corridoio verde che è già realizzato. Peraltro mi risulta che sebbene ancora area di cantiere le persone già lo percorrono, e quindi una volta realizzate queste sistemazioni del verde il comune si sarebbe preso in carico gli stradelli. Ultima cosa, e poi dopo passo la parola a Gianluca se ha bisogno. Leggo in ultimo che, e questo mi fa molto piacere, se fosse fattibile la cosa, sempre per quanto riguarda l'ambiente, che si pensa di andare a razionalizzare l'utilizzo di materiale plastico all'interno delle mense, se non che esiste una convenzione che durerà fino al 2028 che è praticamente intoccabile. Quindi mi chiedo e vi chiedo come sarà per voi possibile, anche se la cosa, ripeto, mi farebbe molto piacere, eliminare e andare a modificare una convenzione che è blindata.